Ragazzi, è arrivato il momento di reagire. Sono passati 2 mesi dal referendum costituzionale e questi ci tengono ancora a bagnomaria in questa legislatura, cercando di tirare a campare fino a febbraio e tenersi la poltrona. E intanto hanno trovato un modo per intimidire il Movimento 5 Stelle. Tutte le questioni, le balle che leggete su Roma, sui giornali, non servono a farci perdere consensi, servono ad intimidire le nostre battaglie. Io già lo so che cosa sta succedendo. Ogni giorno noi passiamo il tempo a querelare e a smentire i giornali su tutte le balle che dicono su Roma e su quello che dicono su di noi. Allo stesso tempo, tutti i nostri consiglieri comunali, tutti i nostri europarlamentari, parlamentari, consiglieri regionali, i nostri sindaci, ogni volta che portano avanti una battaglia nella istituzione in cui rappresentano il Movimento 5 Stelle, si sentono dire: ma la Raggi? Ma Roma? Ma mandateli a quel paese, non vi lasciate intimidire da questa gente. Noi non abbiamo niente da recriminarci se non il fatto che siamo esseri umani e che a volte sbagliamo, ma sbagliamo in buona fede. Queste sanguisughe hanno utilizzato i nostri comuni, le nostre regioni, il nostro governo come un bancomat per 30 anni e vengono a fare la morale a noi e non dobbiamo permetterglielo. La cosa incredibile è che ormai si parla soltanto di Roma. Si sta utilizzando quell'argomento per cancellare tutta la nostra storia. Tutti i risultati che abbiamo ottenuto in 7 anni di movimento sono scomparsi, nessuno ce ne dà atto. Ma nessuno dice anche che il primo sindaco d'Italia è un sindaco del Movimento 5 Stelle. Nessuno dice in questo momento che grazie al Movimento 5 Stelle esistono 10.000 posti di lavoro in tutta Italia, imprese create con il taglio degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, 20 milioni. Nessuno vi dice che in Puglia, se gli ospedali hanno delle salette cinema per i bambini dei reparti di pediatria, è grazie ai soldi che i consiglieri regionali si sono tagliati, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Andate in Veneto, stiamo difendendo i cittadini che sono stati truffati dalle banche. Gli europarlamentari quest'anno hanno fermato l'invasione del mercato cinese in Europa, bloccando il MES Cina. Andate a vedere che cosa stanno facendo a Livorno sindaci come Nogarin o a Ragusa sindaci come Piccitto. Ragusa è una delle prime città italiane per sistema di trasporti e per città intelligenti. A Livorno abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, abbiamo salvato l'azienda dei rifiuti. Perché? Perché ci vuole tempo per ottenere i risultati. Anche quei sindaci venivano massacrati all'inizio. Adesso non ne parla nessuno. Che fine ha fatto tutta questa roba? Che fine hanno fatto le battaglie dei meetup che fermano gli inceneritori e le discariche semplicemente con dei ricorsi? Noi questo paese lo stiamo governando e cambiando un po' alla volta dall'opposizione. Ma nessuno ce ne dà conto, ma noi ce lo dobbiamo ricordare. Questo non è il momento per fare autocritica, non è il momento in cui ci vogliono convincere che abbiamo sbagliato qualcosa, in cui dobbiamo mettere in discussione tutto il nostro metodo. Questo non è quel momento lì, questo è il momento dell'orgoglio, è il momento della prima forza politica del paese che è l'unica che può ambire ad arrivare al governo di questo paese, al 40% come abbiamo detto, e mandarle a casa una volta per tutte. Però ci dobbiamo credere. Noi invece ci stiamo lasciando intimidire. Molti consiglieri comunali, molti consiglieri regionali di opposizione, molti nostri sindaci arretrano perché ogni giorno si sentono dire: ma Roma, mandateli a quel paese. Questi signori qui che in consiglio comunale, in consiglio regionale vi rispondono in questo modo, ci devono rispondere sul merito, perché noi non abbiamo mai rubato un euro a nessuno e abbiamo condotto sempre una battaglia politica per la trasparenza, per il taglio dei costi della politica, per la sovranità, per l'aiuto alle piccole e medie imprese, per l'aiuto ai poveri che aumentano continuamente e quelli che hanno prodotto questo massacro in questo momento ci vogliono fare la morale a noi. Io non ci sto a questa cosa. Questo è il momento di reagire ed è il momento in cui i cittadini ci devono stare vicini. Io voglio raccontare a questo paese non solo le cose che non vanno, ma tutte quelle che abbiamo fatto. Nei prossimi mesi, da questa pagina Facebook, voglio raccontare a tutta l'Italia quello che abbiamo prodotto in tutti questi anni. Allora presenteremo ancora una volta all'Italia la strada che abbiamo costruito in Sicilia, lì dove crollano i ponti per gli appalti che loro si sono spartiti in tutti questi anni. Racconteremo della Toscana, dove le strutture sportive hanno dei defibrillatori salvavita grazie ai consiglieri regionali che si sono tagliati lo stipendio. Vi porterò nella scuola di Benevento che dopo l'alluvione ha potuto riacquistare tutte le strumentazioni grazie agli stipendi dei consiglieri regionali campani. Vi voglio portare a vedere le imprese più belle che sono nate in
in Italia e che hanno evitato ai giovani di emigrare all'estero grazie al microcredito, ai soldi degli stipendi che ci siamo tagliati. Io voglio raccontare tutto quello che abbiamo fatto perché dobbiamo esserne orgogliosi e presto saremo orgogliosi anche dell'operato di Roma, perché ci vuole tempo per rimettere in piedi una città con 20 miliardi di euro di buco di bilancio e con un funzionario indagato ogni quattro, che ogni volta che ti muovi rischi di cadere in qualche tranello. E allora chi ci vuole ci segua, stateci vicino. Oggi siamo la prima forza politica del paese, non sono i consensi che ci stanno intaccando con questa campagna mediatica vergognosa, ci stanno intaccando l'entusiasmo, vogliono colpire il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare, e non glielo dobbiamo permettere. Poi il PD si combatterà le sue battaglie, se le combatte pure, però fuori dalle istituzioni. Io non posso vedere il partito di governo che utilizza le istituzioni per farsi le sue battaglie interne. Emiliano, D'Alema, Renzi, ci facciano andare a votare. Io voglio andare a votare perché abbiamo una ricetta per il paese. Poi si prenderanno le loro percentuali da prefisso telefonico e dall'opposizione passeranno il tempo a combattersi tra di loro. Non possiamo essere ostaggi di questi signori che, mentre combattono le loro battaglie nelle istituzioni, intimidiscono noi con i loro giornali che ogni giorno inventano palle su di noi, sul Movimento 5 Stelle e sui nostri sindaci. Ragazzi, questo è il momento di svegliarsi, è il momento dell'entusiasmo, dell'orgoglio e della reazione.